Due secoli di vita al fianco degli italiani. Una storia, quella dell'Arma dei Carabinieri, cominciata il 13 luglio del 1814 per volontà del re Vittorio Emanuele I di Savoia, che vuole tutelare cittadini e territorio con dei militari scelti per affidabilità e condotta irreprensibile. Un bicentenario che a Trapani viene festeggiato con una mostra allestita presso la chiesa di Sant'Agostino, oggi polo espositivo del Museo Diocesano. Carabine, moto d'epoca, divise, documenti ufficiali, verbali, pagine di giornali, disegni e fotografie. Una mostra per non dimenticare 200 anni di vita e ricordare pezzi indelebili di storia. L'esposizione sarà visitabile fino al 10 giugno.